Bene, carissimi fratelli e sorelle, in questo venerdì della 19ª settimana del tempo ordinario, la liturgia ci fa riflettere su due cose importanti. Uno è il promemoria che Dio ci fa e ci ha fatto ascoltare nella prima lettura, il promemoria della liberazione e di tante grazie che il Signore ha fatto al popolo di Israele. E questo ce lo ricorda anche a noi, di quante grazie il Signore ci ha fatto e di quante cose brutte ci ha liberato. Il secondo tema non è solo il matrimonio, ma le due chiamate sia alla vita matrimoniale, l'indissolubilità del matrimonio, la consapevolezza, e anche la chiamata alla vita totalmente consacrata a Dio. Quando diciamo promemoria di liberazione, in sintesi oggi che cosa ci ha detto il Signore nella prima lettura? Allora Dio chiama Giosuè e gli dice di dire, così dice il Signore, io presi Abramo, moltiplicai la sua discendenza, a Isacco diede Giacobbe, i suoi figli scesero in Egitto, ci sta facendo fare un promemoria della storia di Israele. Così ogni tanto noi dovremmo fare un promemoria di tutti i segni che il Signore ha compiuto nella nostra vita. Perché dice la Scrittura, i tuoi nemici dimenticano le mie parole. Perché tante volte veniamo in chiesa e ci distraiamo. Magari facciamo tante preghiere mentre che il sacerdote sta parlando, mentre che c'è la messa in corso. Sono cose buone, ma la preghiera più importante è la messa. La prima di tutte, la preghiera più importante, quella che trasforma un pezzo di pane nel corpo di nostro Signore, è la Santa Messa. Dopo tutto il resto. A Isacco diede Giacobbe, i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandò Mosè e Aronne e liberò dall'Egitto tutta la schiavitù degli egiziani. Vi fece entrare nella terra degli Amorrei. In seguito Balak, re di Moab, mandò a chiamare Balaam perché vi maledicesse, ma dovette benedirvi. Attraversate il Giordano, arrivaste a Gerico, mandai i calabroni davanti a voi per sgominare due re Amorrei. Vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitaste in città che non avevate costruito, mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato. Allora il Signore ci ricorda di ricordarci tutte le cose belle che il Signore non solo ha fatto al popolo di Israele, ma quello che ha fatto a noi, ce le ricordiamo? Quante volte diciamo grazie Signore per questa grazia che mi hai concesso? Grazie Signore che oggi ancora ci vedo. Che oggi respiro bene, che stamattina mi sono alzato senza acciacchi. Grazie Signore che oggi ho mangiato a differenza dei tanti bambini che non mangiano. Grazie Signore che oggi siamo tutti vivi in famiglia. Uno può fare tutte le corna che vuole, ma grazie. Allora ringraziamo il Signore, soprattutto quando veniamo in messa. Grazie Signore che mi ha ispirato per venire a messa, così posso imparare bene la strada per andare in paradiso. Grazie Signore che mi ha illuminato per confessare i miei peccati. Tanti non si confessano, ormai è una moda non confessarsi, uno si mette davanti al crocifisso e non si confessa mai. Allora, vedete, questa è una chiamata, come questo telefono che squilla, può capitare a tutti, ma questa è la nostra chiamata, di ringraziare il Signore per tutti i beni che ci ha fatto e poi di raccontare nel suo tempo agli altri. Quando Gesù prese il pane, quando si parla dell'istituzione dell'Eucaristia, rese grazie, questa parola prese il pane, rese grazie, in greco è Eucaristia, Eucaristos, rese grazie. Quindi noi nell'Eucaristia noi rendiamo grazie al Padre Eterno venendo di presenza e abbracciandolo fisicamente nel Figlio. Perché chi non va a messa, chi non si confessa, è come se solo fa la preghiera che telefona a Dio, al Padre. Ma una cosa è telefonare al Padre o alla Madre, una cosa è andare a casa sua e abbracciarlo. Quando veniamo a messa noi non telefoniamo solamente, ma incontriamo il nostro Signore di presenza. E quindi dice il Salmo, rendete grazie al Signore perché è buono. E qui ricorda già quello di prima, un'altra volta, guidò il suo popolo nel deserto,
colpì grandi sovrani, diede in eredità la loro terra. Vedete, quindi anche il Salmo ci ricorda di ricordare, sembra un gioco di parole, ma non lo è, di ricordare tutte le grazie che il Signore ha fatto al popolo di Israele, ma anche a noi. Però, dice l'antifona al Vangelo, per chi è stato attento, accogliete la parola di Dio non come parola di uomini, dice San Paolo, qui parla della parola della predicazione, accogliete la parola, San Paolo dice, accogliete la parola della predicazione non come parola di uomini, ma come è veramente parola di Dio. Allora, non solo ringraziare, ma accogliere gli insegnamenti della parola. Allora, quali sono oggi questi insegnamenti che Gesù ci dice, oltre a ricordare e a ringraziare? Le due chiamate al matrimonio indissolubile e alla vita totalmente consacrata al Signore. Che cosa dice del matrimonio? Gesù risponde a delle domande. Lui stesso dice, il vostro parlare sia sì, sì, no, no, il resto viene dal maligno. La domanda che fanno Gesù è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? E Gesù gli dice subito, non avete letto nella scrittura, non vi ricordate della Bibbia, perché mi fate questa domanda? Quindi gli sta richiamando a ricordare la parola di Dio. Dal principio l'uomo e la donna lasciavano il padre e la madre e andavano a vivere insieme e diventavano una cosa sola. Cioè, ma allora un'altra domanda, perché Mosè ha permesso di ripudiare la propria moglie? Perché non eravate maturi, perché il vostro cuore era duro, perché ancora eravate vichinghi, violenti, non capivate, non potevate capire. E allora gli dicono, allora se questa è la condizione, perché poi ci sono ancora altre parole, però non cito un'altra volta la lettura, e allora dicono, ma se l'uomo non può lasciare la donna, non conviene sposarsi. E Gesù dice, non tutti possono capire questo. Però prima di andare alla seconda chiamata, per evitare che tante coppie scoppiano e poi vanno alla Sacra Rota per dire che non erano consapevoli che il matrimonio era indissolubile, questa è una clausola alla fine che può rendere il matrimonio nullo, cioè la Chiesa non annulla niente, non annulla i matrimoni, la Chiesa al massimo fa un decreto di nullità che quel matrimonio non è mai esistito se due persone quando si sposano non capiscono che il matrimonio è indissolubile. Allora noi dobbiamo dirlo prima che si sposano delle persone, ma tu ce l'hai la consapevolezza che il matrimonio è indissolubile? Ma tu conosci bene questa persona? Eccetera. Allora, Gesù dice che chiunque lascia una donna, se non in caso di concubinato, se non in caso di porneia, dice in greco, se non in caso cioè di unione illegittima, cioè due si possono separare se non è un matrimonio benedetto, divino, voluto da Dio, cioè se non è un matrimonio istituito, ecco, con la Chiesa, allora quella è un'unione illegittima, uno si può separare, ma un matrimonio che viene benedetto da Dio e le persone sono consapevoli è indissolubile. Allora chiediamo al Signore la grazia di aiutare tutti quelli che si vogliono sposare ma non hanno questa consapevolezza, quelli che diamo totalmente la vita a Gesù. Perché lo facciamo? Gesù dice non tutti possono capirlo. Cioè, ma allora cosa si fa? Si predica che alla fine che il matrimonio non va bene? No, San Paolo dice che chi dice che il matrimonio non va bene è diabolico. Quindi il matrimonio è una chiamata divina, ma anche la vita consacrata, che non tutti sono chiamati, più che non possono capire che è una cosa che il Signore ci mette nel cuore, ci vuole discernimento, perché tante volte ci sono persone che vogliono dare totalmente la vita, farsi prete, farsi frate, sacerdote, magari sono chiamate al matrimonio, e tanti che sono chiamate alla vita consacrata poi si sposano e magari gli sta stretto il matrimonio. Quindi uno prima di prendere una decisione dovrebbe fare discernimento. Quindi chiediamo al Signore la grazia di pensare bene
quello che dobbiamo fare e di scegliere, dire a tanti altri, perché tanti di noi, chi già è frate, chi già è sposato, ma a tanti giovani che devono scegliere, devono prendere una decisione, diciamolo, ma sei sicuro di quello che stai facendo? Hai fatto una preghierina a Gesù? Perché è troppo importante questa scelta che fai. Ecco, allora chiediamo al Signore la grazia di fare noi ogni giorno il discernimento dove vuole il Signore e di aiutare gli altri a capire che il matrimonio è una cosa seria, che la vita consacrata è una cosa seria. E poi è chiaro che il Signore ci vede tutti uguali, sia i frati, le suore, i sacerdoti, i vescovi, sia chi si sposa. Siamo tutti uguali agli occhi del Signore. Non ce n'è che noi siamo superiori e voi no, o voi siete superiori a noi. Siamo tutti uguali, siamo noi tutti, non noi e voi, tutti noi. Però è anche chiaro che c'è un dogma di fede del Concilio di Trento che Pio XII dice che la vita consacrata è superiore. Cioè, ma allora com'è questa cosa qua? Il Concilio Vaticano II dice che non c'è nessuna differenza, ma lei è superiore, che è dogma di fede, o non c'è nessuna differenza? Il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium 32 dice che non c'è più nessuna differenza, ma l'ha optato un totius, che è un altro documento, dice che la vita consacrata è superiore a quella matrimoniale. Cioè, ma allora com'è questa cosa qua? Diciamo che superiore non è la vita, è il dono. È chiaro che se io mi faccio frate o sacerdote o vescovo devo avere più tempo per Dio, per aiutare gli altri se mi fanno delle domande sulle cose di Dio. Quindi siamo tutti uguali, ma cambia il dono, cioè il tempo che doniamo al Signore. Concludo. Perché dico di stare attenti quando veniamo in chiesa? Perché in paradiso, se ci facciamo caso, la soddisfazione nostra cambierà in base a quante persone abbiamo portato a Gesù. Se io vedo un bambino che sta cadendo in un pozzo, o ne vedo 10 che stanno cadendo, e io mi cerco, cosa faccio? Ne prendo solo uno o cerco di salvarne più possibile? Più ne salvo, più sarò soddisfatto. Più cerco di aiutare gli altri, più sarà la mia soddisfazione eterna. Allora chiediamo al Signore, per intercessione di San Corrado, non solo di dare il pane fisico come facciamo noi alla mensa dei poveri, come facciamo con i vestiti, ma soprattutto di dare un pane di parola buona, che questo lo possiamo fare tutti, perché se siamo qui in chiesa, concludo, è perché ci ha chiamato il Signore a tutti, a uno per uno. Vuol dire che tutti, anche quando io mi distraggo, quando voi vi distraete, siamo tutti col cuore buono. Se siamo qui è perché il Signore ci fa capire che siamo chiamati in modo speciale qui in chiesa ogni giorno, ogni domenica, perché il mondo ha bisogno di una buona parola che noi veniamo in chiesa per prenderla e per portarla agli altri, perché parliamo di vita eterna e di sistemazione eterna e non di caramelle. Sia lodato Gesù Cristo.